Signor Ambasciatore, grazie per la sua presenza. Oggi per noi averla qua assieme ai suoi collaboratori, i due consoli, uno dei quali abbiamo già avuto gradito ospite alcune settimane or sono, è un piacere e un'opportunità, perché diciamo il condividere assieme al governo regionale, che è stato presente oggi, ma lo è stato ancora in maniera più fattiva e importante nella prima visita, per approfondire quelli che potevano essere i motivi di un consolidamento della nostra amicizia. Penso che abbia posto le basi per creare un percorso da condividere assieme. E oggi abbiamo voluto essere presenti in un luogo che speriamo lei abbia potuto apprezzare per i suoi 5.000 anni di storia, e lo porteremo successivamente in un altro luogo che è frutto dell'innovazione e della voglia di far conoscere la nostra piccola valle a tutto il mondo con la nostra infrastruttura, direi più importante da un punto di vista simbolico, perché si arrampica in maniera figurata sul Monte Bianco, che è il monte più alto d'Europa e motivo di orgoglio che sia sul nostro territorio. Qua oggi abbiamo anche invitato le forze dell'ordine, che lei ha avuto modo di apprezzare nella sua residenza in Italia, oltre che alle associazioni che rappresentano il mondo produttivo del nostro territorio, quindi diciamo tutte le aziende e i lavoratori che in qualche modo fanno diciamo forte questa regione. Abbiamo avuto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, dei gravi fenomeni atmosferici che ci hanno portato molte problematiche, ma che abbiamo affrontato anche grazie alla presenza di tante piccole aziende che fanno la forza del nostro territorio. Credo che il momento che ci ha dedicato possa in qualche modo interessarla per farla tornare, o per fare tornare i suoi concittadini a trovarci. La Valle d'Aosta è piccola, ma ha dei principi molto profondi che basano le loro radici in una cultura della montagna, del bilinguismo, perché siamo regione di confine con la Francia, della solidarietà, perché nelle valli alpine diciamo che la popolazione ha sempre voluto essere molto vicina per potersi aiutare nei momenti di bisogno, e nell'accoglienza, un'accoglienza che è caratteristica anche della nazione, dello Stato da cui voi venite, che rappresentate, e che è frutto di tanti anni di storia che ci hanno visti al centro dell'Europa. E questo è un po' lo spirito con il quale vi accogliamo e vi ringraziamo ancora, sperando di ritrovarvi quanto prima.